un saluto dalla Jungle Rock. Questa volta abbiamo pensato di portarvi un'intervista doppia tra Armando Norati e Stefano Milani. Speriamo che questo video possa portarvi un po' di buon umore. Come ti chiami? Mi chiamo Stefano Milani. Armando. Soprannome? Armaduc. Stefanuc. Quando hai iniziato ad arrampicare? Circa 35 anni fa. 1988, 87, 88. Arrampicare, sì, quegli anni. Quante vie hai chiodato? Allora, tra chiodato e richiodato, penso 500-600 vie. Tra quelle nuove e richiodate, dovrei stare sui 600 vie. Chiodi ancora? Saltuariamente. Solo qualche via che mi interessa particolarmente. Sì, certo. Anche 30-40 l'anno. La prima via che hai liberato? La Sadomaso Sexy a Leano con le scarpe da tennis. La prima via che ho liberato non me la ricordo. La prima via difficile che ho liberato è stata la via Eleonora 7A all'epoca ai Tre Laghi. La via più dura che hai liberato? Fafi Furni 8A Passo San Giovanni, Arco di Trento. Da primo di cordata dovrebbe essere un 7B che ho chiodato alla rave dell'Abbazia, Ulicani d'Angereus. La via più bella che hai liberato? Fatte tante in Sardegna, però penso una di quelle che mi piace di più è Bolle di Sapone e Tre Laghi. La via più bella non lo so, sono tutte belle. Quando smetterai di arrampicare? Dopo di Stefano sicuramente. Mai. Finché ce la faccio, scalo, chiodo, vado in montagna, non penso mai. Mi devono spezzare le gambe per farmi smettere. È più bello arrampicare o chiodare? È più bello arrampicare, anche se chiodare non mi dispiace. A me piace più chiodare. Anche se arrampicare sono due cose diverse, però mi esprimo meglio nel chiodare. Il settore o falesia che ti è piaciuto di più? Di quelli che ho chiodato io o la gola dei venti a Norma? Dove ci ho chiodato anche tantissime vie, quasi 170 vie. Invece tra dove ho scalato, forse in Sardegna. La falesia più particolare, penso Isili, in Sardegna. Falesia preferita? La gola dei venti. La gola dei venti. Tre Laghi. Il tuo climber preferito? È Patrick Edlinger. Sicuramente Patrick Edlinger. No, Stefano? Purtroppo no. Placca o strapiombo? Strapiombo leggero a buone prese. Leggermente strapiombante a buone prese. Una via di mezzo, anche se sono un placchista. Urli quando arrampichi? No, non più. A volte. Dai, facci sentire un urlo. Che musica ascolti? Heavy metal, hard rock, rock italiano. Ma di tutto. Dai, cantautori, rock, poi con due figlie, anche cose molto attuali e moderne. La prima cosa che hai pensato di Armando quando l'hai visto? Ammirazione, perché stava a fare una cosa molto bella, molto difficile. Io all'epoca non avevo ancora mai arrampicato. La prima volta che l'ho visto era ai Tre Laghi, stava facendo sicuro al fratello. Sto a parlare fine anni 80, primi anni 90. La prima cosa che hai pensato di Stefano quando l'hai visto? Ma questo da dove è uscito? Chi ha chiodato più vie? Questo lo dire. Io ho detto quante l'ho chiodato io, quante l'ha chiodato Armando, non lo so. Io so quante l'ha chiodate qua, poi in giro non lo so se l'ha chiodate altre. Penso attualmente sicuramente lui. Chi scala meglio? È Armando, è il maestro, anche per me è il maestro Armando, in tutto, mi ha insegnato a arrampicacchio, a fa tutto. Aia, guarda Stefano, se non lo fregasse la paura di volare non sarebbe male come climber. Un difetto di Armando? Non ha difetti per me. Un difetto di Stefano? Chioda tutto, qualsiasi cosa assomigli a un pezzo di roccia lo chioda. Un pregio di Armando? Che parla poco. Un pregio di Stefano? Un pregio di Stefano è una persona speciale, una persona di cui mi fido ciecamente e farei affidamento in tutto e per tutto. Chi è più veloce a chiodare? Guarda, penso io, è
Ho chiedato 6 vie in un giorno, quindi non so se lui ha fatto qualcosa di meglio. Me Armando, per quello che mi ricordo, perché un giorno mi ricordo a Bassiano ne chiedo 6 o 7 di seguito. Io massimo ne riesco a fare 3, 4. È l'anziano che ci vuoi dire? Chi ha chiedato la via più bella? Io sicuramente, non lo so. Io spero io, lui dirà, non lo so. Io spero io. Questo dovremmo chiederlo ai fruitori delle falesie. Saluta Armando. Ciao Armando. Saluta Stefano. Ciao Stefano. Saluta Gian Ciao. Barrock. Ciao Gian Barrock.